Caro Mauro, abbiamo raggiunto il traguardo del 70, una vita trascorsa tra mille avventure, insomma, di passioni, di gioco, di letteratura, di giornalismo e quant'altro. Sì, è stata una cosa molto divertente, che devo dire, festeggio i miei 70 anni perché sono convinto che questo sia un momento veramente straordinario, che questa sia l'età migliore in assoluto, quindi lo dico per tutti quelli che sono giovani e pensano di invecchiare con difficoltà eccetera, sappiatelo, a 70 anni si può essere in gambissima e stare benissimo, è un invito a tutti perché si abbia speranza nel proprio futuro. Ecco, senti, tu sei ancora, voglio dire, sei ancora carichissimo, hai mille progetti. Infatti, ma in questa città così bigotta, diciamolo pure, che cosa si può ancora proporre? Ma guarda, io ho in mente tantissime cose, mi sono dedicato a una rivista online che è anche un'edizione cartacea molto limitata, che è molto importante, che si chiama Dissensi e Discordanze, invito tutti quanti ad andarla a consultare sul sito www.dissensiediscordanze.it, ma veramente è una cosa straordinaria perché collaborano tantissimi giornalisti importanti a livello internazionale, eccetera. Quindi quello è già una cosa che mi impegna molto, sto pensando a un numero speciale dedicato alla Svizzera che coinvolgerà moltissimi altri collaboratori. Ma io ho tante cose ancora da fare, tantissime cose ancora da fare per questa città. Io credo che questa città, se si avrà la forza di pensare a un futuro, a cominciare a pensare che il futuro possa essere migliore, perché il problema è questo, noi non pensiamo più che ci possa essere un futuro migliore e invece deve essere così, dobbiamo agire in quella prospettiva. Ecco, senza insomma nessuna vena nostalgica, ma chi vorresti che fosse qui in questo momento che non c'è più? Beh, i miei genitori evidentemente che sono stati due personaggi straordinari, io ho avuto un'infanzia magnifica, mi viene la pelle d'oca al pensiero, e naturalmente tante altre persone che ho conosciuto che non ci sono più ma che erano quelle che una volta tenevano grande Varese, prima di tutti io direi il dottor Luigi Zanzi vecchio, il notaio Luigi Zanzi, che è stata una persona straordinaria che la città non ricorda come dovrebbe essere ricordata. Ecco, l'ultima cosa, Varese 7 Press ti fa davvero tantissimi auguri e con me direttore e anche tutti i lettori. Io che devo dire, sono felice, questa riunione è bella, ho un sacco di amici che mi sono venuti a trovare, anche amici di qualche notorietà nazionale e internazionale, quindi sono fra amici che hanno accolto molto volentieri questo invito e che in qualche modo coinvolgerò sempre di più in prospettive future, verso qualcosa di nuovo ancora, verso il futuro.